Ho partecipato al processo, è stata un'udienza molto scorrevole, condotta in forma impeccabile, c'è stata la relazione completa, esaustiva, poi c'è stata la requisitoria dei procuratori generali che hanno, diciamo, tratto le loro conclusioni, tre magistrati davvero di alto livello che si sono anche, diciamo, manifestati con atti all'altezza della situazione, insomma, un processo da un punto di vista giuridico condotto ad un alto livello. Mi aspetto un esito corrispondente, ecco. Le difese hanno quasi finito di parlare, credo che tra non molto usciranno, ecco. Questo è tutto. Del resto eravamo davanti a una sezione nota per la sua particolare affidabilità. La Suprema Corte è la Suprema Corte, ma la stessa sezione gode meritatamente di una fama particolare. Poi altro, io ho sostenuto la mia tesi, io sono uno che da sempre sostiene che questo processo non doveva nemmeno cominciare perché non esiste la fattispecie applicabile, nel senso che la disposizione dell'articolo 338 non è applicabile a questo fatto e nessun'altra lo è in effetti. Ho cercato di spiegare il mio punto di vista, mi auguro che possa essere accolto. Perfetto, la ringraziamo. Di niente, a voi. Arrivederci. È segno di serietà e scrupolo della Corte che ha, il Presidente alla fine dell'udienza, ha ringraziato tutte le parti, sia gli avvocati che la Procura Generale, per come sono stati trattati e approfonditi tutti i temi giuridici di questa questione, che ce n'erano tanti. La Procura Generale peraltro ha messo, come dire, in dubbio buona parte della impostazione giuridica della Corte d'Appello di Palermo, che aveva ritenuto in qualche modo sussistente una pseudo trattativa e quindi una minaccia, dicendo che i carabinieri però erano in buona fede. La stessa Corte, la stessa Procura Generale ha posto in dubbio l'esistenza stessa di questo, invece, di questa minaccia, per mille problemi giuridici e fattuali. Diciamo che siamo molto fiduciosi, ecco, se avesse avuto, dico impropriamente, il coraggio la Procura Generale di portare a fondo il suo ragionamento, avrebbe dovuto chiedere l'annullamento senza rinvio, chiudendola qua per dire che era insussistente il reato contestato ab origine, in origine alla Procura di Palermo. Però quello che è lo dirà la Corte il 27 aprile. Per voi la trattativa non c'è stata? Diciamo che la trattativa era neutra sotto un profilo giuridico come reato dall'origine. Dice bene Violante, abbiamo detto noi, che non era una trattativa, era una trattativa di polizia, nel senso è una, quello che succede tutti i giorni e tutti i minuti dai poliziotti e dai carabinieri che stanno sul territorio, che cercano di avere informazioni dai pregiudicati per poter fare dei risultati. Questo tra l'altro ha una copertura giuridica, c'è una norma del codice di procedura penale che prevede questo, quindi se era questa, e certamente non c'entra lo Stato, perché nessuno dello Stato si è mai interfacciato, non c'è nessuna prova che ci sia un soggetto dello Stato che abbia preso parte a questa trattativa.